Sì, lo sto aspettando, mi ero preso. Dicendo Simone. Non sento la chitarra respira, non puoi mettere. Stiamo andando al buio. Oggi non sentivo quello che facevo, okay. Scusate. Però. Questa era il soundcheck, vai. Questa la provo. Questa poi la tagliamo in montaggio. Vai, vai. Già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia. Quel che ancora tu non sai lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi di una volta e per giù non è, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate inverno, a stracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porterai sul viso l'ombra di un sorriso tra le braccia della morte. Cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che da sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie. Quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più di una notte.
ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai dilapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirsi dire micio bello e bamboccione. Le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini ed il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni e più le spese. Ma se capirai, se li cercherai e se fino in fondo, se son gigli son pur sempre figli, vittime di questo mondo. Bravo.